my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. It's for the hustlers, hustlers, gangsters, gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. I cannot. Benvenuti, le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Nel frattempo la gara è iniziata. L'Olanda ha una lunga tradizione di giocatori offensivi che... Van Basten! Ma che bello fatto! Troppo solo! Cosa possiamo aggiungere? Van Basten è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Casemiro. Riceve la prova alla conclusione. Nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Mbappé! Ci mette la testa, allontana la minaccia. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Messi. Beckham. Riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Cristiano Ronaldo.
Matheus. Sicuri in fase di palleggio. Grande occasione. Prova il tiro. Gol! Non sbaglia. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Sono in vantaggio di un gol. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Neuer dice di no. C'è la palla lunga in avanti. Provano a ripartire da dietro. Casemiro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Matheus. La gioca a sinistra. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Passaggio bomba. Neuer dice di no. Che classe, ottimo salvataggio. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. La difesa riesce ad allontanare. Para con grande sicurezza. Fallosa e se ne avviene l'arbitro e trova il compagno che prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Occhio, sembra che si sia fatto male il Barcellona. Ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Non di molto, questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. Squadra a riposo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. 2-1 il punteggio. È stata una partita in Torres. Si esprime in un buon intervento. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Tocca con la testa. Traversa. E va il tiro a far salire i compagni. Con un tiro dalla bandierina. Prova a tirare. C'è il cuore. Non hanno mai mollato nonostante lo svantaggio. Grande cuore. Ecco le gol. Davvero rapinatore d'aria. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in Torres. Un palo clamoroso. Non è lungo, un verticale. Torres. È il pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza.
tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cruyff, Alaba, nello spazio per Owen. Passaggio sulla destra. Palla filtrante per Lewandowski. Neymar. Mateus. Prova a verticalizzare. Lewandowski. Oddio! E poteva certamente fare meglio, su una palla molto intelligente. Ha messo una bella palla nello spazio, cogliendo tutti di sorpresa. Avrebbe davvero meritato miglior fortuna. Scodella in avanti. Beckham. Cruyff, buona opportunità. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Mostrano un buon controllo del gioco. Owen può segnare da lì. Colpisce. Il shot alla spalla del portiere. Una grande partita oggi. Gli hanno lasciato un sacco di spazio. Errore gravissimo. E infatti sono stati puniti. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Conducono con una rete in più degli avversari. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. La mette in profondità per il gol. Owen! Ed ecco il gol! Ecco il gol! Due gol di scarto tra loro gli avversari adesso. Conclusione potentissima e portiere battuto. Ha impresso al pallone tutta la sua forza, una sassata imparabile. E si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Dunque, rimessa laterale. Scatta verso il pallone. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Becca la toglie dalla porta. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Non hanno mollato. Mai. Hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fa così. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? Sono queste, Fabio, le vittorie che danno più fiducia quando si pensa di essere in difficoltà, di non riuscire.